Maurizio, la fabbrica dell'uomo indebitato mette al centro della riflessione sulla crisi e sui rapporti di potere. Nella crisi la relazione debito-credito, debitore-creditore. Ci puoi spiegare quali sono gli aspetti innovativi del tuo ragionamento e come può aiutare anche i movimenti nell'affrontare le caratteristiche inedite della crisi che stiamo vivendo? Beh, diciamo che questa relazione debitore-creditore è uno spiazzamento del terreno della lotta di classe. È questo che mi interessava all'inizio, nel senso che l'iniziativa capitalistica si è spostata su questo tipo di relazione. Questo tipo di relazione non è che elimini la relazione capitale-lavoro o la relazione di welfare. Lei, da un certo punto di vista, le sovradetermina. E quindi era importante poter analizzare questo tipo di relazione di potere, che ha differenti funzioni, nel senso che da una parte è una macchina di predazione, se vogliamo, una macchina che produce, che recupera e accumula plusvalore, da un'altra parte è una macchina di governance, di controllo dei comportamenti, e da un altro punto di vista ancora è una macchina che permette di riorganizzare a livello mondiale la divisione del lavoro. Quindi mi sembrava che questa relazione fosse importante poterla ridefinire. Ed è quello che in realtà è successo: il neoliberalismo si è organizzato intorno a questo tipo di relazione, che ha due caratteristiche fondamentali. È una relazione trasversale a tutte le differenze che di solito caratterizzano la nostra analisi politica, cioè il sociale, il politico, l'economico. Perché, per esempio, la crisi ha dimostrato in maniera abbastanza evidente che siamo tutti debitori e non c'è più nessuna differenza tra il fatto di essere impiegati o disoccupati, pensionati Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che agisce immediatamente sul livello mondiale. Perché la relazione debitore-creditore, questo livello di astrazione della moneta, che permette una circolazione che non è legata ai territori nazionali. Quindi questi due momenti, socializzazione all'interno delle società, dello Stato-nazione e sovranazionalità, ha permesso una mobilità e un'iniziativa capitalistica che ci ha messo, mi sembra, in grande difficoltà. L'altra cosa fondamentale è che la misura di questo rapporto non è più data tanto dal lavoro quanto dalla proprietà. Questa mi sembra una cosa fondamentale, nel senso che tutto viene misurato sui rapporti di proprietà, non più la proprietà dei rapporti, come nel marxismo classico, la proprietà dei mezzi di produzione e dall'altra parte i non proprietari che non hanno la possibilità di controllare i mezzi di produzione, ma la proprietà dei titoli del capitale, quindi un livello di astrazione, di deterritorializzazione superiore. Quindi queste due cose emergono oggi in maniera assolutamente evidente dentro la crisi, perché il rapporto di proprietà è al centro di queste relazioni. Dopodiché posso parlarne in maniera assolutamente. Potrei sviluppare tutti questi elementi, per esempio partire dal fatto che questa relazione di debito-credito, debitore-creditore fondamentalmente, è una relazione che di governance, nel senso che controlla direttamente i comportamenti, cioè che prevede una produzione di soggettività specifica. Se nelle società disciplinari questo tipo di controllo veniva esercitato attraverso le tecniche disciplinari, la fabbrica, l'impresa, dentro l'impresa, l'ospedale, la scuola. Oggi tutte queste cose esistono, ma la relazione debitore-creditore è assolutamente originale perché, di un certo punto di vista, agisce sull'autocontrollo dell'individuo. Cioè l'individuo che è indebitato deve autogestire la propria vita in modo da poter rimborsare il credito.